Per uscire dall'ingorgo istituzionale dopo l'esito referendario sulle province, l'ARS deve fare una legge voto per modificare la legge Delrio. Lo ha affermato il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone intervenendo a Ragusa alla cerimonia protocollare sui 90 anni della provincia. Da Ragusa, aggiunta Ardizzone, parte una riflessione sul ruolo da dare alle ex province, quindi ripartiamo dalla legge 9, discutendo principalmente di funzioni e competenze. Intanto proprio il futuro dell'ex provincia è stato il leitmotiv della cerimonia, un tema centrale in questo periodo sviluppato dal commissario del Libero Consorzio Dario Cartabellotti, il quale ritiene che la legge istitutiva dei consorzi comunali può essere un punto di partenza sul piano delle funzioni, cui bisogna aggiungere la programmazione dei fondi europei. Nel suo intervento invece l'assessore regionale autonomia locale Luisa Lantieri ha posto l'accento sulle difficoltà finanziarie degli enti intermedi. Il 2017 è un anno difficile, ha affermato, per la diminuzione della spesa pubblica, ma nel riparto di 900 milioni deciso dalla finanziaria nazionale non possono essere escluse le province siciliane. La Lantieri ha poi aggiunto di aver incontrato il ministro per gli affari regionali, cui ha reiterato questa situazione, in quanto la regione siciliana, essendo a statuto speciale, ha rimarcato non può essere esclusa dal riparto nazionale sull'ex provincia.